possono dare. Torno ancora per un istante alla cancel culture, che sarebbe di per sé un fenomeno insignificante, oltre che orrendo, se non fosse che in essa si esprime una delle tendenze del nostro tempo, come dicevo, la cancellazione del passato. Ora, non bisogna essere necessariamente lettori di Orwell di 1984 per sapere che la cancellazione del passato è uno dei tratti più tipici delle distopie novecentesche. Il passato, con la sua memoria, con la sua persistenza, anche quale si manifesta nei simboli, nei monumenti, nei luoghi della memoria, è in qualche modo qualcosa che ci segnala una scansione storica, ci segnala che non siamo sempre stati come siamo ora, che c'è stato dell'altro e rispetto a quell'altro possiamo commisurare il nostro presente, magari traendo anche tutte le conseguenze che doverosamente dobbiamo prendere in relazione al nostro presente, perché credo che se commisuriamo l'arte contemporanea con Giotto, con Caravaggio, se commisuriamo le brutture dei palazzi degli anni 60 e 70 con Notre Dame o con il Colosseo o con il Duomo di Milano o con il Palazzo dei Normanni e così via, dobbiamo trarne doverosamente delle conseguenze. Siamo davvero sicuri che il culto regressivo del progresso sia veritiero? Siamo davvero sicuri che ci sia stato progresso sul piano artistico rispetto a Caravaggio o prima a Giotto? Siamo davvero sicuri che ci sia progresso in quella che oggi si chiama filosofia rispetto a Platone o a Tommaso d'Aquino? Ecco, quindi la cancellazione del passato occupa un posto strategico nell'ideologia del presentismo anti-identitario contemporaneo e la cancel culture esprime esattamente questa nefasta tendenza, oltre al fatto che è abitata la cancel culture dalla protervia e dell'arroganza di un tempo, il nostro, che pretende di ergersi a giudice delle epoche storiche passate, valutandole sulla base delle proprie categorie. Ecco allora che con arroganza e protervia e sfrontatezza l'uomo contemporaneo pretende di giudicare il passato e non solo di giudicarlo, di cancellarlo all'occorrenza. Noi sappiamo che anche dagli errori del passato abbiamo da imparare, perfino dalle statue che immortalano personaggi orrendi del passato abbiamo di che imparare, eventualmente per non commettere gli stessi errori del passato. Dal passato si impara, non lo si cancella, e anzi cancellare il passato significa già non aver compreso e imparato nulla dal passato. Forse che dovremmo abbattere la stazione centrale di Milano, che è un monumento splendido perché fu fatto in epoca fascista. Forse che dovremmo abbattere il Colosseo di Roma perché è stato quel che sappiamo e così via. Noi possiamo abbattere le opere d'arte del passato perché fatte da governi, regimi o forme politiche che non ci piacevano? Forse che dobbiamo cancellare le pagine dei libri di storia che parlano di vicende orribili del passato semplicemente perché erano orribili e non ci piacciono? O non dobbiamo piuttosto imparare da quelle vicende per evitare di ripeterle? Diceva Adorno che la